Roma Urbe. Roma, aeroporto dell'Urbe. Questo elicottero è appena rientrato da un'esercitazione antincendio. Lo pilota Cinzia Fentuzzi, che è assistente del Corpo Forestale dello Stato. Qui voi avete la vostra centrale operativa. Dal momento in cui ricevete l'allarme, che cosa succede? Ma una volta ricevuta la comunicazione telefonica della SOP Regione Lazio, ci attiviamo per raggiungere la zona dell'incendio nel minor tempo possibile e quindi si effettuerà la pianificazione e una volta decollati si punterà diretti all'incendio ad una velocità di 120 nodi circa, approssimativamente 200 km orari. Quando arrivate sul fuoco voi lo bombardate d'acqua, ogni lancio quanti litri sono più o meno? Ma il nostro secchio, il cosiddetto Bambi Bucket, ha una capacità che varia dagli 800 ai 900 litri e può essere aperto o meno da un 70 al 100% in base alle condizioni climatiche esterne, alle temperature e anche al peso della macchina stessa, perché bisogna sempre rispettare i propri limiti. Senta, come si combatte il fuoco? Cioè, che strategie usate di fronte alle fiamme? Ma una volta raggiunta la zona di operazioni ci coordiniamo insieme al DOS, che è il direttore dell'operazione di spegnimento a terra, per appunto attaccare l'incendio omogeneamente coordinandoci con gli altri mezzi aerei ma anche il personale a terra, e di conseguenza si effettueranno lanci principalmente contro vento. Di solito si fugge dal fuoco, voi vi ci buttate proprio sopra. Che cosa si prova in quei momenti? Ma noi obiettivamente abbiamo fin troppe cose a cui pensare e abbiamo la concentrazione per evitare tutti gli ostacoli e tutte le possibili emergenze che si possono verificare, quindi non pensiamo di per sé alle fiamme vere e proprie. Spesso in Italia si sente parlare delle lavoratrici che hanno più difficoltà dei loro colleghi uomini, anche per lei è così? Ma no, per quanto mi riguarda no. In questo centro operativo aereo siamo appunto 5 pilota donne e 2 specialisti e siamo tra virgolette coccolate da tutti, perché non c'è questa differenza tra personale femminile e maschile. Si discute sul genere da dare alle professioni, ministro, ministra per fare un esempio. Lei che pensa di questa diatriba? Ma per quanto ci riguarda noi non c'è molta differenza, dato che il pilota sia maschile che femminile, quindi il genere non ci riguarda. Certo, l'importante è che sia un buon pilota.